La medicina di laboratorio trasforma un reperto analitico in una informazione clinicamente utile, consentendo di prendere una decisione spesso importante. Agli ospedali riuniti di Ancona, la medicina di laboratorio esegue un numero altissimo di prestazioni annue, 4.200.000, che corrispondono a circa 1.000 pazienti utenti al giorno. Un'utenza fondamentalmente costituita per circa il 60-70% di ricoverati all'interno dei presidi ospedalieri dell'azienda ospedaliera regionale, e l'altro 30-40% è costituito da un'utenza esterna, che sono fondamentalmente i pazienti o i campioni che ci provengono dalle altre strutture del sistema sanitario regionale. Il personale è costituito da circa 90 operatori tra dirigenti, tecnici di laboratorio, infermieri, amministrativi e ausiliari, che sono organizzati in 5 settori: urgenze, che garantiscono l'attività H24, core lab, microbiologia, immunometria e sierologia, un centro che garantisce numerose eccellenze. Le nostre eccellenze sono indirizzate sia all'utenza interna, quindi i ricoverati, e all'utenza esterna. Per quel che riguarda l'utenza interna, uno degli elementi cardine è quello di dare delle risposte che non siano solo qualitativamente affidabili, ma che siano tempestive. Ovviamente sono rivolte anche a tutta la regione. Abbiamo all'interno della medicina di laboratorio il centro di riferimento regionale per la diagnostica tubercolare, e abbiamo altre eccellenze che si estendono ai campi, diciamo, della diagnostica oncologica, della diagnostica ematologica, diagnostica allergologica o endocrinologica. Nonostante le rigide norme sul distanziamento, alla medicina di laboratorio di Ancona è stato possibile mantenere i livelli prestazionali pre-Covid con tempi di attesa ridotti. Abbiamo centrato l'obiettivo di riportarci verso un'accessibilità pre-pandemica, e il tutto è avvenuto tramite un sistema di prenotazione accompagnato da una rimodulazione dei percorsi sia interni che ed esterni. Riusciamo a fornire anche all'utenza esterna una disponibilità di slot o di circa 250 posti per esterni al giorno. Tra gli obiettivi per il futuro, quelli di proseguire sul percorso di digitalizzazione e di definire assieme ai richiedenti le migliori misure per estendere ulteriormente le capacità di raccolta dei campioni.